è cambiato che in una circostanza abbiamo fatto un fallo che ci sta, hanno messo la palla a gol e non è saltata qualche mancatura, insomma. C'è stato qualche blocco in area che a norma di regolamento dovrebbe essere fischiato, ma non li fischiano più, non so perché, ed è scaturito un gol. Poi dopo il Napoli quando ti fa un gol ti ha fatto subito il secondo e poi è andato tutto in salita, ecco. No, non ho infamato, non ho detto parolacce, non ho ingiuriato nessuno, ho detto solamente un fallo ce lo puoi fischiare, tra l'altro non in occasione del rigore, tra parentesi netto che c'era, perché io non mi lamento di quelle cose lì, gli arbitri possono sbagliare come sbagliano i calciatori, però c'era un fallo normale, che non era nulla di determinante, ho detto un fallo ce lo puoi fischiare. Poi, insomma, quando gli arbitri si trovano davanti agli allenatori delle grandi squadre, si avvicinano, ti danno una pacca sulla spalla, si chiariscono e poi ritornano in campo. A noi ci cacciano anche da lontano facendo il segnale, vai via. Secondo me ci vorrebbe un po' più di equilibrio e non sto parlando di arbitraggio, sto parlando di equilibrio nei rapporti con i grandi allenatori e con gli allenatori delle piccole squadre. Tutto qua. L'Empoli ha pareggiato, come ben sa, la classifica a questo punto recita nelle ultime quattro posizioni: Empoli 18, Palermo 10, Crotone e Pescara 9. Al momento, ancora secondo lei, la percentuale ancora alta di salvezza ci crede ancora? E cosa chiede alla società per provare ad implementare il livello di gioco? Io chiedo, non chiedo nulla alla società, chiedo che i giocatori che vengano possano essere disponibili perché fino adesso è stato un martirio. Abbiamo fatto un girone di andata dove certamente abbiamo raccolto meno, estremamente sfortunato perché abbiamo perso una marea di giocatori. Oggi ci siamo presentati a Napoli, sembravamo la Longobard. Avevo tre difensori di ruolo, uno si è ammalato ieri sera. È partito questa mattina Zuparic da Pescara mentre faceva allenamento, ha mangiato una piadina all'autogrill e ha giocato a San Paolo. Purtroppo è un momento così e nonostante questo c'è solo da fare un plauso a questi ragazzi che hanno dato tutto, compreso lo stesso Zuparic, sembra una barzelletta, ma è così. E diventa anche dura. Prendiamo Stendardo e Samoa la sera prima, prendiamo Bovo e si fa male dopo un giorno di allenamento, per trauma, quindi neanche. Purtroppo è così, ma bisogna. Noi ci crediamo, noi ci crediamo e ci credono i ragazzi che sono venuti, altrimenti non sarebbero venuti. Quindi bisogna solo avere la fortuna di fare un risultato positivo che ci manca, inevitabilmente, ma noi abbiamo tutti i mezzi morali e tecnici per poterci salvare. È dura, lo sappiamo. Ma non possiamo chiamarla impresa, dobbiamo fare punti. Poi il calcio è strano, dobbiamo vincere qualche sconto diretto che sarà importante, ma nulla è perduto. Noi ci crediamo fortemente, altrimenti non avremmo fatto acquisti, io non sarei qui. Ma cosa ha chiesto alla società? Quali reparti sono ancora da rinforzare in queste ultime 2 settimane di calciomercato? E poi cosa può dirci di Mandragora? È possibile un suo ritorno a Pescara in questo mese di gennaio? Ma guardate, io non sono abituato a parlare del mercato che non c'è, io parlo di quello che c'è. Abbiamo preso giocatori importanti che possono darci esperienza, che possono darci peso specifico, giocatori del calibro di Girardino, di Stendardo, di Bovo. Spero solo di poterli mettere in campo.